Una buona giornata e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando ovviamente in apertura dell'emergenza sanitaria, perché insomma gli ultimi giorni a livello di numeri nei contagi nella nostra regione cominciano a preoccupare. Allora, per parlare di questo andiamo in diretta da Giuseppe Dintino, a cui do il buon pomeriggio Giuseppe, da Montesilvano, per parlare proprio di questa situazione che negli ultimi giorni desta qualche piccola preoccupazione. Linea a te. Buon pomeriggio da Montesilvano, quest'oggi siamo ospiti del professor Giustino Parruti, il direttore dell'unità operativa complessa malattie infettive di Pescara, che ringrazio subito per essere intervenuto quest'oggi durante il nostro telegiornale. Quest'oggi, professore, dobbiamo parlare dell'innalzamento dei casi di Covid-19 che sono tornati a crescere in tutta Italia e anche in Abruzzo. Ieri oltre 30 nuovi casi. Innanzitutto la prima domanda è scontata: perché? Ma perché ci sono numerosi piccoli cluster di importazione. La riapertura delle frontiere ha fatto sì che molte persone stiano venendo nel nostro territorio da altre regioni italiane, ma soprattutto da altri paesi, in particolare paesi con una circolazione che è più consona agli alti tassi purtroppo di circolazione mondiale, quindi la Romania, l'Ucraina, la Russia e anche i migranti che vengono da aree, quelle adesso subsahariane, che stanno in crescita esponenziale di replicazione del virus e di infezioni asintomatiche. Per questo quello che sta succedendo è che la nostra attività di sorveglianza si sta rivelando, devo dire, molto efficace nell'intercettare precocemente questi cluster. Naturalmente in alcuni casi l'intercettazione è avvenuta dopo che qualcuno di questi asintomatici aveva avuto modo, come nel caso del cluster di Chieti, in realtà di indurre già una certa circolazione locale dell'infezione. Quindi quello che stiamo osservando era quello che ci aspettavamo, è la ragione per cui siamo preparati a fare tanti tamponi, per cui abbiamo uno staff pronto a intervistare e a contrastare tutti i contatti degli asintomatici. È anche la ragione per cui dobbiamo mantenere alta la guardia. A proposito di questo, nota che quest'estate si sia abbassata la guardia, ci sia stato un rilassamento da parte della popolazione? Ma devo dire, e parla uno che fa molta fatica a portare la mascherina, ma che la porta sempre obbedientemente, e l'impressione è che in realtà negli ultimi giorni troppe persone stiano prendendo confidenza con l'idea che la circolazione del virus si sia stabilmente abbassata. La circolazione del virus invece purtroppo è puntualmente ripopolata dai numerosissimi ingressi che per fortuna stanno facendo segno della nostra regione di visita, di trasferimento, di presenza. Abbiamo tanti stranieri ma abbiamo soprattutto tanti turisti. Questo significa tanti asintomatici. Allora, se noi manteniamo il controllo della situazione con distanziamento intelligente, lavaggio delle mani e soprattutto, perdonate, l'uso della mascherina anche quando si stia in una strada come quelle centrali di Pescara dove la densità di persone è alta, bisogna portarla, perché un conto è che se si va a fare una passeggiata sul mare in vento pieno ci si possa concedere di non portarla, ma quando la concentrazione delle persone sale e comunque in tutti i momenti di socialità non dobbiamo abbassare la guardia perché gli asintomatici ci sono. Sottoscrivendo questo appello alla responsabilità individuale che potrebbe essere sufficiente a scongiurare quella tanto temuta seconda ondata di autunno per cui anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci sta mettendo in guardia? Assolutamente sì, ti ringrazio di questa domanda, io sono assolutamente convinto di quello che stiamo dicendo, cioè dipende veramente da noi. Noi abbiamo un sistema che intercetta gli ingressi, che intercetta gli asintomatici e che ne limita la capacità di propagazione dell'infezione. Se però noi con dei comportamenti diamo agli asintomatici la possibilità di espandere la loro influenza, l'equilibrio si può sbilanciare. Se noi ci manteniamo cauti ma intelligentemente soddisfatti anche di quest'estate, mantenendo poche ma sane misure di distanziamento, la presenza degli asintomatici rinforza la nostra economia ma non disturba la nostra esistenza.
Prima di lasciare la parola a Jacopo Forcella da studio per eventuali interventi, vorrei affrontare con lei un altro tema, che è quello di quello che sta succedendo all'interno dei CAS, dei centri di accoglienza abruzzesi, perché nelle ultime settimane, negli ultimi giorni c'è stata un'impennata di casi positivi tra i migranti che sono stati trasferiti lì da Lampedusa. Inizialmente, secondo un primo screening comunicato alla regione, questi erano in una condizione di salute buona, cioè perlomeno non affetti da Covid-19. Secondo lei c'è stata una mala gestio di questa situazione? Ma io, diciamo, mi piace guardare sempre l'aspetto essenziale. Guardiamo a quello che è stato fatto nella nostra regione. Sia le persone che rientrano, le badanti e tutti quanti i migranti, ci siamo attenuti alle posizioni più strette, quindi tampone subito, oltre a che contumacia. Per tutte queste persone che ci sono state veicolate dal Ministero degli Interno a seguito degli sbarchi, il tampone è stato fatto immediatamente, le condizioni di sicurezza sono state garantite immediatamente. Chiaramente nel momento in cui queste persone, dopo una sierologia negativa, hanno viaggiato su mezzi di trasporto piuttosto affollati, una diffusione del contagio tra di loro ci può stare, però obiettivamente il Ministero aveva fatto quello che l'OMS raccomanda. Noi stiamo facendo un po' di più, noi abbiamo una capacità di tamponi, grazie a Dio, in questa regione molto efficiente, e per questa ragione non stiamo lesinando a nessuno nel sospetto l'uso del tampone, e questo sta funzionando. Anche perché vogliamo ricordare che le vie da sud, quelle dei migranti con i barconi eccetera, sono quelle maggiormente controllate anche dal punto di vista sanitario rispetto a chi rientra invece dal nord e dall'est Europa. Assolutamente, ecco. A fronte di questo però effettivamente va detto che l'Africa è in una fase di crescita esponenziale dell'epidemia, quindi questo tipo di controlli li dobbiamo mantenere in essere e magari potenziarli ancora un po' di più se possibile. Jacopo, linea a te. Sì, buon pomeriggio ovviamente al professor Paruti, grazie ovviamente per la disponibilità a questo collegamento. Io volevo fare un paio di considerazioni per poi lasciarla libera. Lei prima ha parlato dell'Africa, dove la curva epidemiologica è in fase espansiva, ma anche altri paesi dell'est europeo. È chiaro che è una domanda che normalmente ha un'attinenza sostanzialmente politica e non medica, ma gliela faccio lo stesso. Pensa che ci sia stata una riapertura un po' troppo accelerata e un po' troppo, diciamo così, spinta e abbastanza superficiale, ecco, nel consentire il reingresso da paesi stranieri e anche la libera circolazione tra varie regioni? Ma allora, da un punto di vista strettamente tecnico, io credo che questo governo si sia regolato in modo molto corretto, cioè gli arrivi dai paesi ad altissima circolazione come il Brasile, gli Stati Uniti d'America e il Venezuela sono stati controllati per via diretta, però voi sapete che la libertà dei voli oggi fa sì che le persone poi in realtà possano prendere dei percorsi alternativi. Allora io credo che l'investimento che è stato fatto invece è molto corretto ed è quello di avere altissima capacità di intercettazione precoce degli asintomatici che arrivano. Se noi manteniamo alto il livello di sospetto e sottoponiamo in modo sistematico a tampone le persone che possono effettivamente mettere a rischio il livello di circolazione del virus nella nostra regione, mantenendo le regole essenziali, ce la facciamo. Cioè, io sono certo di questa cosa. Quello che serve è veramente una corresponsabilità diffusa ed è la ragione per cui ho accettato questo invito di oggi. Davvero invito tutti a fare un pochino di più. Un'ultima considerazione da parte mia, diciamo è una specie di vox populi che riporto. Se siamo così ad agosto, molti pensano, immaginiamo quando le temperature si abbasseranno, quando arriverà l'autunno, insomma c'è da essere preoccupati, oppure la capacità di individuare, come diceva lei, gli asintomatici, la capacità di tamponatura, in questo può lasciarci ben sperare. Assolutamente sì, e grazie di questa domanda. Allora, se voi fate conto, in questo momento il virus sta imperversando tutto in paesi ad alta temperatura: Brasile, Venezuela, Pakistan, India, tutta l'Africa subsahariana. Quindi la protezione del caldo
e si è andata a far benedire, diciamo così, per chi l'aspettava. Il vero punto è un altro, è che questi due mesi di alta circolazione sociale che potrebbero caratterizzare negativamente la ripresa di settembre e di ottobre, li dobbiamo vivere bene. Cioè, se noi facciamo quello che abbiamo detto prima, non si accumula un reservoir, una radice di portatori asintomatici eccessivamente larga, che poi con le prime forme di sovrapposizione infiammatoria, con i primi raffreddori, potrebbe far sì che molti asintomatici divengano più facilmente sintomatici attraverso un attraversamento delle barriere mucose da parte del virus. Quindi quello che noi dobbiamo assolutamente scongiurare è che in questi due mesi si abbassi la guardia, e questa è la preparazione di un buon autunno. Insomma, abbiamo capito che non è la temperatura, come magari all'inizio si poteva pensare, ad influire sull'andamento del virus, virus che tuttora, anche ora ad agosto, c'è sul nostro territorio, non occorre neanche importarlo dall'estero, il virus c'è, quindi rinnoviamo l'appello del professor Parruti a non abbassare la guardia e ad essere tutti individualmente, per quanto possibile, responsabili. Grazie professor Giustino Parruti per questo intervento, il direttore dell'unità operativa complessa malattie infettive di Pescara. Da Montesilvano è tutto, linea allo studio. Grazie, grazie Giuseppe, grazie ovviamente ancora una volta al professor Parruti per la disponibilità, per averci chiarito alcuni aspetti che ci dovranno guidare da qui in avanti ovviamente per cercare di contenere quanto più possibile l'epidemia. Noi rientriamo, continuiamo con il nostro telegiornale, ma cambiamo decisamente argomento, parliamo di politica, perché la battaglia dei candidati sindaco per il comune di Chieti si sposta nella parte bassa della città. De Cesare, Di Orio e Amicone hanno inaugurato infatti le rispettive sedi nella zona dello Scalo. I candidati sindaco vanno allo Scalo. In vista delle amministrative di Chieti, che si terranno il 20 e il 21 settembre, inaugurate le sedi elettorali nella parte bassa della città. Ognuno dei candidati punta all'unità delle diverse zone del comune teatino, accorciando quella distanza, in primis culturale, tra Chieti Alta e lo Scalo. Chieti Scalo è importantissima, è fondamentale, direi che la città è unica, ma noi ci teniamo ad avere chiaramente un occhio di riguardo su quello che è il motore propulsivo della città, ovvero Chieti Scalo. Non a caso nello scorso febbraio ho voluto presentare la mia candidatura nella zona dell'area industriale, che è totalmente desertificata e che deve ripartire, con essa l'occupazione che in questi anni sensibilmente è scesa. L'urgenza è riaprire il distretto sanitario di Chieti Scalo. Poi c'è il problema idrico, un problema che si protrae da diversi anni e che non viene ancora risolto. Oltretutto la mia attenzione particolare sarà rivolta al mondo del lavoro. A Chieti Scalo c'è un problema di lavoro molto sentito e la mia attenzione non si rivolgerà solo alla grande impresa, ma soprattutto alla piccola e media impresa. È fondamentale che la città sia amministrata da teatini veri, attacca Di Orio, in riferimento al candidato leghista Di Stefano, che è originario di Tollo. È come una stessa squadra che cambia ogni anno, cambia una divisa sociale per marketing, ma è quella, gli 11 sono gli stessi, per cui il campionato farà, se è stato fallimentare, se sono retrocessi l'anno prima, retrocederanno pure l'anno dopo. Noi li vogliamo tutti fuori, questo è il concetto fondamentale. E ce n'è anche per la recente visita di Salvini in Abruzzo. Il leader della Lega sta venendo spesso durante questa campagna elettorale nel tentativo di capitalizzare i consensi attorno alla sua figura. Quindi io non posso concepire che un personaggio che viene da fuori, peraltro impegnatissimo per attività politiche a 360 gradi, come possa conoscere il territorio, la situazione locale. Gli altri leader di partito non vengono, attaccano i 5 Stelle per rispetto alle normative anti-Covid. I comizi su e giù per l'Italia sono un rischio per la salute pubblica, l'affondo pentastellato. Immaginiamo che l'arrivo di un leader possa creare poi quei disastrosi assembramenti di cui siamo stati testimoni proprio con l'arrivo di Salvini, e per noi prima del voto viene la salute dei cittadini. I candidati sindaco finora sono 6, ma secondo alcune indiscrezioni l'aspirante primo cittadino Camillo Carapelle, espressione di una lista civica proprio di Chieti Scalo, potrebbe ritirare la propria candidatura nei prossimi giorni. Ad ogni modo nessuno sembra credere di poter vincere al primo turno. Sicuramente e realisticamente punto più al ballottaggio che a vincere al primo turno. Al ballottaggio, se ragiono da teatino, da elettore di Chieti, dovrei vincere facile, però i giochi politici sono pesanti. Però al ballottaggio ci si svestirà, molti consiglieri non avranno più da pizzicare nei loro ambiti, nei loro orti, si sarà il chietino contro un forestiero. E se siamo chietini dovremmo vincere, altrimenti vuol dire che quelli che stanno a Chieti non sono di Chieti.
Cronaca adesso, gli uomini del posto di polizia estivo di Alba Adriatica hanno arrestato un 42enne di Roseto degli Abruzzi, fermato ieri mattina da due agenti per un controllo. L'uomo ha cercato di occultare un involucro contenente 50 grammi di hashish. Subito dopo è scattata una perquisizione nell'abitazione di Roseto, dove erano presenti anche la madre e il fratello. Con l'aiuto dei parenti, il 42enne ha iniziato a colpire gli agenti con calci e pugni, ha tentato di ferire al petto uno di loro con delle forbici ed ha colpito l'altro con un paio di tronchesi, il tutto mentre i parenti cercavano di sottrarlo alle manette. Nel corso della colluttazione è giunta una pattuglia della Volante Mare ed una del commissariato di Atri e con il loro intervento l'uomo è stato arrestato e portato nella casa circondariale di Rieti. Deve rispondere di tentato omicidio, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I parenti sono indagati in stato di libertà per concorso nella resistenza a pubblico ufficiale e la madre anche per il rifiuto di fornire le proprie generalità. Per i due poliziotti si è reso necessario ricorrere alle cure mediche presso il locale nosocomio. Il Movimento 5 Stelle torna sulla questione tariffe dell'acqua e punta il dito contro ACA, rea di aver spalmato i debiti nelle bollette in maniera doppia rispetto a quanto previsto dalla nuova tariffazione Tixi. I 5 Stelle di Pescara attaccano anche il sindaco del capoluogo adriatico Masci per non essersi opposto durante l'assemblea dei soci. È sempre il nuovo sistema tariffario, il TICS, il testo integrato dei corrispettivi servizi idrici, a sollevare la polemica politica soprattutto nei confronti di ACA. Perché la società consortile ha deciso di spalmare e recuperare 16 milioni di euro di somme non riscosse negli anni 2018 e 2019, facendole pagare agli altri utenti sulle bollette dell'acqua. Quindi nei prossimi mesi vedranno sulle proprie bollette, diciamo, un sovraccarico, un sovrapprezzo di circa 70 euro più o meno in media ad ogni utente, appunto per compensare questi mancati introiti da parte dell'ACA. Ora ovviamente quello che ci lascia del tutto sconcertati, oltre al sistema del tutto iniquo che è stato, diciamo, scelto dall'ACA, è anche appunto la responsabilità politica che c'è dietro tutto questo. Una decisione che il Movimento 5 Stelle di Pescara giudica del tutto irrazionale, criticando la maggior parte dei sindaci presenti all'assemblea, tra cui il sindaco di Pescara Carlo Masci, che hanno condiviso con il proprio voto favorevole questa decisione. E quando parliamo di responsabilità politica parliamo anche di questo, perché appunto in una sede di quel tipo il sindaco avrebbe dovuto portare le istanze e gli interessi dei propri cittadini, come fatto dalle tante associazioni di consumatori che infatti sono subito, diciamo, insorte. Il Movimento 5 Stelle, oltre a criticare la decisione presa da ACA, propone di istituire un osservatorio, cioè una commissione permanente con rappresentanti delle associazioni dei consumatori e dei rappresentanti politici per vigilare sulla gestione contabile e amministrativa dell'azienda. Mantenere pulite le spiagge raccogliendo i tanti oggetti di plastica di cui gli arenili sono pieni. Il messaggio che torna a lanciare il WWF nell'ambito di una campagna tesa a limitare l'inquinamento del mare. Con la campagna Generazione Mare, il WWF Italia continua la sua opera di sensibilizzazione per liberare mare e spiagge dalla plastica. Quello che non viene conferito correttamente tramite differenziata e che viene buttato in mare o nei pressi degli argini dei fiumi è destinato a tornare poi sulle spiagge e ce lo ritroviamo in casa. E questo è il messaggio del WWF, che stamani ha organizzato una manifestazione simbolica con tanto di esposizione di oggetti trovati negli arenili. Sì, oggi abbiamo voluto portare alcuni degli oggetti simbolici di quelli raccolti durante le pulizie fatte nelle spiagge. Nel mare c'è veramente di tutto, ma quello che finisce in mare è quello che noi buttiamo in maniera non corretta, non conferendolo alla raccolta differenziata o lasciandolo nell'ambiente. Quindi oggi vogliamo dire a tutti i cittadini, invitare tutti i cittadini intanto a usare meno plastica e quando si usa a conferirla in modo corretto. Il mare è pieno di plastica, ci sono forse 100
150 milioni di tonnellate di plastica, si stima che nel 2050 ci sarà più plastica che pesce nel mare. La plastica non si decompone mai, si rompe in piccoli pezzettini, le cosiddette microplastiche, che poi vengono ingerite dagli animali e noi ci ritroviamo sulle nostre tavole, addirittura noi mangiamo e ci sono studi che dicono che dentro il nostro sangue c'è plastica. Da quest'estate il WWF ha lanciato il cosiddetto Self Tour Plastic Free, nel quale chi vuole può impegnarsi a tenere pulite le spiagge raccogliendo gli oggetti di plastica. Le istituzioni devono fare la loro parte, ma molto possono anche i cittadini. Con l'incentivo di una community creata su Facebook, all'interno della quale l'associazione ambientalista, alla fine della bella stagione, raccoglierà in un album collettivo i selfie scattati da volontari che si impegnano nella raccolta della plastica. Purtroppo la pandemia da un lato ci ha resi forse più sensibili su alcuni aspetti della natura, dall'altro abbiamo l'utilizzo di tutti questi dispositivi e sistemi di protezione che ovviamente se non conferiti bene arrivano in mare anche loro e vanno gestiti con molta attenzione. Invitiamo tutti però a raccogliere i rifiuti che incontrano anche nelle loro passeggiate, durante le vacanze, e il WWF ha creato una piattaforma social dove ognuno può farsi un selfie in modo da sviluppare sempre di più la sensibilizzazione per tutti i cittadini. Parte con un grande successo di pubblico la seconda edizione di Reflex dal tema globalizzazione e la lotta di classe al tempo del populismo. Ospite della serata ad Alba Adriatica il sociologo Diego Fusaro. Ad inaugurare questa seconda edizione di Reflex ad Alba Adriatica la presenza di Diego Fusaro, insomma, tanti temi trattati in questa serata. Partiamo da un assunto con cui lei ha iniziato, insomma, le sue tesi, cioè quello della prevaricazione del mercato sulla politica. Sì, la globalizzazione potrebbe a mio giudizio essere anche intesa tra i molti modi con cui la si può inquadrare come il rovesciamento del rapporto tra politica ed economia, tra Stato e mercato. La globalizzazione è il mercato che diventa la realtà superiore non recognoscence, cioè che si pone al di sopra anche dello Stato e anche della politica, rifunzionalizzando entrambi al proprio servizio. Era inevitabile, insomma, che durante questa serata si tornasse a parlare di questo periodo particolare con la presenza del virus. Anche qui lei ha parlato di capitalismo terapeutico. Sì, a mio giudizio quello che sta avvenendo è un momento di riplasmazione autoritaria del capitalismo che si avvale dell'emergenza sanitaria per imporre una nuova razionalità politica emergenziale che in nome dell'emergenza limita e comprime le libertà e i diritti e quindi dà una svolta autoritaria al capitalismo. Che autunno ci aspetta? Insomma, si sta delineando, insomma, una stagione autunnale piuttosto controversa, con delle posizioni anche diverse nella società italiana, dal punto di vista della politica, dal punto di vista sanitario, dal punto di vista anche dell'eventuale scontro sociale che si evoca più spesso. Mi sento ragionevolmente di dire che non mi stupirei se in autunno si tornasse a una fase 1, che non deve necessariamente essere del lockdown integrale di marzo e aprile, però potrebbe essere con un inasprimento delle misure emergenziali. Assessore, allora, tanta preparazione, questa prima serata si è appena conclusa, facciamo un bilancio di questo primo appuntamento. È stata una bellissima serata che ha visto un'ampia partecipazione, di questo sono molto soddisfatta, ringraziamo il professor Fusaro che si è aperto anche al dibattito successivo alla sua relazione, c'è stata molta partecipazione e molti giovani e questo ci fa davvero piacere. Questa era anche proprio l'idea, in pieno stile Reflex, dopo la relazione c'è stato un dibattito, molti hanno partecipato, ringraziamo anche il relatore che ha risposto e si è dato tanto al pubblico. Ricordiamo il prossimo appuntamento, sempre qui a Villa Flaiani, il 12 agosto con il professor Gianfranco Pasquino. Poi invece ci spostiamo il 19 agosto in Piazza del Popolo con Umberto Galimberti per terminare sempre qui a Villa Flaiani il 27 agosto con Ivano Dionigi. Adesso parliamo di sport, partiamo dalla Serie B perché la quart'ultima posizione non è un buon punto di partenza per un play-out, ma il Pescara può sperare facendo leva sul precedente dello scorso anno, quando la Salernitana, quart'ultima ma con gli stessi punti del Venezia, riuscì a salvarsi dopo i calci di rigore.
Il Pescara disputerà per la prima volta i play-out retrocessione. Mai il Delfino li aveva affrontati da quando sono stati istituiti nella stagione 2003-2004. Come già rilevato, la modifica regolamentare che prevede supplementari e rigori quando le squadre che si scontrano hanno chiuso con gli stessi punti, è il caso di Pescara e Perugia, è una questione non di poco conto. Il Perugia, quintultimo per classifica avulsa, non si potrà salvare col doppio pareggio o con la differenza reti pari nel doppio confronto, ed è un aspetto rilevante se vediamo alcuni precedenti nell'ultima decade. Nel 2018 l'Ascoli ha centrato la salvezza con un doppio 0-0 contro la Virtus Entella. Nel 2015 fu il Modena a festeggiare, sempre a scapito dell'Entella, 2-2 a Chiavari e 1-1 nel return match del Braglia. Nel 2011 a salvarsi fu l'Albino Leffe, 0-0 a Piacenza e 2-2 a Bergamo. Lo scorso anno primo caso di play-out disputato con due squadre a pari punti e la novità di regolamento ha inciso. Sperando possa essere di buon auspicio per il Pescara, la Salernitana, quart'ultima per classifica avulsa, ha vinto l'andata 2-1 alla Rechi contro il Venezia. Al Penso i lagunari si sono imposti 1-0, senza esito i supplementari, i rigori hanno dato la salvezza alla Salernitana e la retrocessione al Venezia, che poi è stato ripescato per la mancata iscrizione del Palermo. Insomma, la modifica regolamentare conta, perché poi, per ritrovare una quart'ultima che si salva ai play-out, bisogna risalire al 2010, quando il Padova, dopo aver pareggiato 0-0 a Leoganeo, espugnò il campo della Triestina 0-3, ottenendo la permanenza in B. Nella decade precedente, invece, più gloria per le quart'ultime, capaci di sovvertire il pronostico in altre tre circostanze. Ancona nel 2009 contro il Rimini, Spezia nel 2007 contro il Verona, Triestina nel 2005 contro il Vicenza. In tre casi i play-out non si sono disputati per eccessivo distacco tra quint'ultima e quart'ultima, nel 2017, nel 2013 e nel 2008. Il Pescara intanto cerca di rimettere insieme tutte le energie rimaste per avere la meglio in questo play-out. Per Sottil non mancano i problemi, soprattutto in difesa. Per Balzano stagione finita, Del Grosso salterà la gara di lunedì ed è in forte dubbio per il ritorno. Bettella e Drudi non sono al meglio e a preoccupare di più è l'ex centrale del Cittadella, le cui chance di recupero sono basse. Così uno fra Scognamiglio e Campagnaro farà coppia con Bettella. In avanti certi di un posto, Maniero e Galano, Pucciarelli potrebbe completare il tridente con Clemenza e Bocic pronti a subentrare e a fornire forze fresche nella ripresa. In casa Perugia il tecnico Massimo Oddo deve verificare le condizioni di Buonaiuto e Melchiorri. Le assenze di Angella e Rajkovic rendono certa la coppia di centrali composta dall'ex Ghiomber e Sgarbi. Mazzocchi favorito su Rosi a destra, Palasco agirà a sinistra, Carraro davanti alla difesa, mezze ali Dragomir e Falzerano, le cui maglie sono insidiate da Nicolussi Caviglia. Davanti l'unico certo è Iemmello, criticatissimo ma vice bomber del campionato e autore di 3 gol in stagione al Delfino. In caso di mancato recupero di Buonaiuto e Melchiorri, toccherà a Capone e Falcinelli. E in Serie C, in attesa della composizione definitiva dei gironi, che passa ovviamente anche per il play-out di Serie B, per il Teramo è una fase di transizione anche dal punto di vista delle strategie di mercato. L'organico va ridotto e vanno trovati acquirenti per gli over che dovranno fare le valigie. Neppure il tempo di trarre un bilancio definitivo della stagione passata, che tra una decina di giorni è già nuova stagione. E quella che si chiude per il Teramo è stata una settimana vissuta pericolosamente, almeno in avvio, perché l'iscrizione annunciata dal presidente Iachini martedì e formalizzata mercoledì toglie ogni dubbio sulla partecipazione del Diavolo al nono campionato consecutivo tra i professionisti. Dopo Ferragosto la truppa guidata da Cetteo Di Mascio si ritroverà con ogni probabilità proprio a Teramo per iniziare la preparazione ad un torneo che, per quanto riguarda la composizione dei 3 raggruppamenti, attende ancora di capire chi sarà l'ultima squadra che dovrà salutare la Serie B per scendere in Lega Pro. Una tra Pescara e Perugia infatti rischia di sprofondare in un baratro che non vedrà ai nastri di partenza, ad esempio, una società di prestigio come il Siena, una emergente come la Sicula Leonzio e un'altra come il Campodarsego, che avrebbe dovuto disputarla dopo la cavalcata passata ma che ha deciso di rinunciare. Le defiance permetteranno con ogni probabilità a Gian Erminio e Ravenna
di riconquistare immediatamente un torneo che avevano perduto nel doppio confronto rispettivamente con Olbia e Fano. Nel girone meridionale, nel quale potrebbe essere confermato il diavolo, sono arrivate Juve Stabia e Trapani dopo il ricorso respinto giovedì pomeriggio. È rimasto il Bari che per storia e delusione appena smaltita proverà chiaramente a riscattarsi ed è giunto il Palermo. Anche il Rosanero, benché neopromossi, non possono che avere ambizioni da primato. Situazione intricata è quella riguardante la terza neopromossa, il Bitonto, che rischia di vedersi rovinata la sua prima assoluta tra i professionisti. Nelle mani degli inquirenti è infatti finito il match contro il Picerno del maggio 2019, quando le due squadre militavano in Serie D. Il club pugliese si è detto estraneo ai fatti, ma è stato accusato di responsabilità diretta. Bisognerà attendere le sentenze. Le norme prevedono che in caso di mancata iscrizione di un club, a beneficiarne siano prima le squadre da riammettere, cioè quelle retrocesse sul campo, e non le ripescate, cioè quelle arrivate subito dietro alle squadre neopromosse. Quest'ultime entrerebbero in gioco soltanto qualora la FIGC riscontrasse irregolarità o domande incomplete in fase di iscrizione, oppure escludesse qualche club per illecito. In caso di retrocessione d'ufficio del Bitonto, ad esempio, a sperare sarebbe il Foggia, arrivato secondo nello stesso girone, e sarebbe un altro grande centro del calcio meridionale a congestionare un raggruppamento che a livello di blasone sarebbe ancora più spettacolare di quello della passata stagione. Ma come detto, per completare il quadro manca ancora un tassello che potrebbe cambiare alcuni equilibri a livello geografico. Il diavolo da parte sua non si muoverà a breve sul mercato. Dopo Ferragosto ci sarà il primo raduno e la società sa che deve sfoltire un organico di 24 elementi non in linea con le nuove norme. Poi dovrà assolutamente andare a rimpolpare il settore under, ne servono parecchi e per questo qualche over dovrà salutare. Il Teramo spera che arrivino delle offerte, ma il momento è quello che è. Non è semplice trovare acquirenti. Cianci e Martignago, ad esempio, sono tornati dal prestito, ma potrebbero fare di nuovo le valigie per giocare altrove. Martignago sarebbe all'ultimo anno di contratto, mentre per Cianci restano due stagioni sportive, visto che ha siglato un accordo fino al 2022. Poi ci sono gli over in uscita come Arrigoni e Costa Ferreira. In tutto questo contesto, una decina di giocatori aprirà un contenzioso per le mensilità Covid. Per questo, Iaconi, Federico e Di Mascio avranno davanti davvero un grande lavoro. E questo era l'ultimo servizio per la prima edizione del nostro TG6. Vi ricordo che i contributi che avete appena visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con il nostro telegiornale alle ore 19. Per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.